Al via da oggi la 3 giorni del Salone Napoli Città Libro, in programma fino a domenica dalle 10 alle 20 negli spazi del Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli. La manifestazione, realizzata anche con il contributo del Comune, è stata inaugurata alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi, con il Coordinatore delle Politiche Culturali del Comune, Sergio Locoratolo, e gli editori dell'Associazione Liberarte che organizza l'evento. Tanto lavoro, i nostri ragazzi, il nostro team, stiamo lavorando da ottobre, quindi mesi di grande fatica, speriamo di raccogliere sorrisi, libri, incontri. Questa è una bellissima iniziativa che contribuisce alle tante che ci sono nello sviluppo della nostra città. Oggi abbiamo la fortuna di avere 135 sigle editoriali, circa 100 espositori, abbiamo 200 incontri, abbiamo tanti laboratori, cerchiamo di essere accoglienti e sappiamo che accoglieremo tanti amici. Sono 136 gli editori che hanno scelto di esporre a Napoli Città Libro i titoli più recenti dei loro cataloghi e di portare qui i loro autori. La quinta edizione della rassegna dal titolo Rigenerazioni è gemellata come da tradizione con un paese straniero che stavolta è l'Albania, con Durazzo come città ospite e vede la partecipazione anche di autori internazionali. Il Comune di Napoli sostiene e finanzia anche Napoli Città del Libro in una sinergia che andremo ogni anno rafforzando, per cui questo veramente diventa il Salone del Libro della città di Napoli, con le sue collaborazioni internazionali, con l'incontro di tanti editori, di tanti lettori e anche, diciamo, per la promozione del patto della lettura che il Comune di Napoli sta portando avanti con tante case editrici, con tanti enti e associazioni che operano sul territorio. Nell'ambito di Napoli Città Libro, l'Associazione Liberarte propone un format che unisce musica e poesia e in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics sono previsti laboratori dedicati al fumetto e ai nuovi media. Il programma completo è su www.napolicittalibro.it. La cultura è un grande elemento distintivo della città, ma è anche un grande ponte con tutte quelle che sono le realtà internazionali che sono collegate con Napoli. Questo investimento sta continuando con grande impegno da parte dell'amministrazione comunale, perché non c'è Napoli senza cultura.